Il salmo di questa domenica è il 125, è il salmo del ritorno, l'ebbrezza, la felicità. Avevamo il cuore ubriaco di gioia nel ritorno. Noi Crodaioli l'abbiamo registrato molti anni fa con il maestro Finotti, il grande organista, e cominciamo proprio ascoltando questa registrazione. Quando, Signore, le nostre catene strappò in grazie, fu come un sogno, tutte le bocche esplosero in grida, quindi fiorirono in tutte le gole. Genti dicevano al nostro passaggio, Dio per loro ha fatto prodigi, Dio per noi ha fatto prodigi, abbiamo il cuore ubriaco. Quando, Signore, le nostre catene strappò in trance, fu come un sogno, tutte le bocche esplosero in grida, quindi fiorirono in tutte le gole. I nostri esuli Dio rimorse. La costruzione di questo salmo rispetta una frase che possiamo dire, anche perché è nostro, è la nostra gloria, ripeteva spesso Monsignor Dalla Libera anche ai suoi seminaristi insegnando la musica. Diceva: quando un canto è destinato all'assemblea, bisogna poterlo imparare alla prima esecuzione. Ecco, la prima esecuzione adesso che posso suonare e cantinchiare. Il ritornello, o meglio la melodia che viene ripetuta, è questa. Quando il Signore le nostre catene strappò e in trance fu come un sogno, tutte le bocche esplosero in grida, quindi fiorirono in tutte le gole. E poi c'è la strofa che è in modo minore. Genti dicevano al nostro passaggio, Dio per noi ha fatto prodigi, Dio per noi ha fatto prodigi, abbiamo il cuore ubriaco di gioia. E poi c'è il ritornello. Quando il Signore nostro... Che dopo l'ultima strofa, questo quando il Signore le nostre catene, è trascinante e va eseguito due volte. Adesso lo suono di seguito, come prima abbiamo ascoltato i Crodaioli. Vorrei raccomandare agli organisti, qualora lo suonino, o anche ai chitarristi, perché in chiesa gli strumenti che suonano con criterio vanno amati subito, di non partire con l'armonia, ma soltanto con la melodia, magari anche con l'ottava. E non disturba, lo ripeto. E si parte. Poi c'è il ritornello. Faccio notare che nella strofa c'è questo inciso brevissimo che viene ripetuto tre volte. Una, due, tre, e si ferma. Uno, due, tre. Poi, come è stato spiegato, il ritornello, o meglio la festosità che si ripete, è contenuto soltanto in cinque note
è di grado congiunto, senza fare intervalli strani, così rispettiamo e anzi facciamo nostra la raccomandazione dell'indimenticabile Nostra Gloria, Monsignor Dalla Libera, che diceva che quando un canto è destinato all'assemblea bisogna poterlo imparare subito dopo la prima esecuzione. Padre David di questo canto, di questo salmo, era molto fiero, anche perché alla fine della guerra, proprio nei primissimi giorni di maggio, aveva organizzato una colonna di camion con viveri, coperte, medicinali e abiti per correre incontro a chi era sopravvissuto ai lager nazisti. È stato un momento meraviglioso per lui, ma anche di grande sofferenza, perché ha incontrato il terrore che scendeva dal cuore dell'Europa. Quando il Signore le nostre catene strappò e infranse, fu come un sogno. Tutte le bocche esplosero in grida, inni fiorirono in tutte le gole. E ci salutiamo per la domenica che stiamo vivendo, e nella voce dei Berici ha trovato spazio generoso anche questo salmo, come nelle prossime domeniche cercheremo di affrontare altri temi per cantare ed essere sereni incontro al Santo Natale. Qualcuno dice che non si può più parlare di Santo Natale. Io dico Santa Messa, Santa Comunione, Santo Natale. Credere vuol dire avere il coraggio di credere, e noi crediamo tanto.